Un buongiorno anche da parte mia, io sono Paola Della Casa e sono la referente di Vicini di Strada. Che tanti di voi conoscono, Vicini di Strada rappresenta il terzo settore della rete degli enti dei servizi per la grave marginalità. Rete nata come ormai più di 10 anni fa, di cui fa parte anche il Comune, fanno e rientrano in questa rete le diverse realtà, tutte le realtà che a Como si occupano di persone senza dimora. Noi siamo stati coinvolti da subito in Como Fratelli Tutti e abbiamo aderito, i nostri enti, le nostre associazioni hanno aderito da subito per diverse motivazioni, quelle delle quali Paolo e Martino le hanno già accennate. A noi sembrava che i valori che sottostanno come Fratelli Tutti fossero i nostri valori, quelli per cui in tutti questi 10-11 anni, quello che ciascuno dei nostri enti ha fatto anche prima e continua a fare oggi, si fondino, ossia il tema della sensibilizzazione della cittadinanza rispetto appunto alle situazioni di fragilità che ci sono in città, in particolare nel nostro caso relativamente alle persone senza dimora. Quella sensibilizzazione che diventa un'azione di tipo culturale, che crediamo sia davvero fondamentale. In questo progetto, in questa iniziativa, la sensibilizzazione poi genera attivazione, genera protagonismo della cittadinanza, un aspetto credo oggi sempre più centrale, e lo genera attraverso una forma sicuramente innovativa e differente rispetto a quelle precedenti. Un'attivazione che utilizza però, come dire, che ha dalla sua, un po' lo accennava prima Martino, anche la possibilità che i cittadini, siano essi singoli o in forma organizzata, possano aderire con modalità diverse. Noi vediamo spesso che le persone ci chiedono, io vorrei fare qualcosa, però non sempre ho tempo per fare volontariato, ad esempio. E questa piattaforma, questa modalità, permette alle persone di, come dire, interagire con l'altro e di donare qualcosa all'altro, che può essere appunto il tempo per fare volontariato, ma può essere anche una risorsa economica, può essere un bene materiale, come dire, no? Ciascuno può trovare una modalità per stare accanto all'altro. Un altro valore fondante di questa iniziativa che noi abbiamo riconosciuto è quello comunque di diffondere un senso di responsabilità sociale, che io credo sia un altro aspetto centrale oggi, no? Una responsabilità sociale diffusa. Quello che abbiamo provato anche noi in questi anni un po' a promuovere, prima Martino citava il piano freddo, ecco, dove anche lì la nostra rete si allarga e ci sono davvero tante altre associazioni che non si occupano di grave marginalità, o tanti cittadini che aderiscono, hanno il desiderio di stare accanto. Ecco, il tema della responsabilità sociale diffusa è proprio l'idea che ciò che accade all'altro mi riguarda e riguarda un po' tutti, e dove tutti, a seconda di quello che possono mettere in gioco, la propria professionalità, il proprio tempo, le proprie risorse, possono comunque dare un contributo. Naturalmente per noi non è solo, come dire, aver trovato un luogo, un contesto di cui condividiamo i valori, ma chiaramente può essere anche un'opportunità poi concreta per le persone che noi seguiamo, non solo per le persone gravemente marginate, come diceva Martino prima, si allargherà anche ai centri d'ascolto, delle parrocchie, ad altre realtà che seguono persone in situazioni di fragilità. Però ecco, per noi può essere proprio una possibilità di potenziamento, di ampliamento di quei processi, di rafforzamento di quei processi che i nostri enti, la nostra rete già hanno propri, ma che allargandoli all'intera città e a più realtà possono essere appunto amplificati, potenziati. Mi piace sottolineare però un aspetto, che è vero che c'è quello che Mauro diceva, un matching, no? tra domanda e risposta, tra bisogni e soddisfazione di questi bisogni. Mi piace anche pensare che le persone che noi supportiamo nei nostri enti e nella nostra associazione non siano solo portatrici di bisogni. È chiaro, no? Che il nostro compito di enti di Vicini di Strada sarà quello principalmente, no? Di far conoscere e portare all'attenzione di tutti i diversi bisogni, da bisogni molto concreti materiali a bisogni più immateriali. Però le persone sono anche delle risorse, hanno anche delle risorse, per cui ci piace molto il tema, e voglio evidenziarlo qua, della circolarità. Per cui non tutti i bisogni sono da una parte, non tutte le risorse sono da un'altra parte. Noi crediamo sempre che le persone, anche le persone senza dimora, per cui la povertà è più evidente sia da un punto di vista materiale e immateriale, siano portatrici anche di risorse, di abilità e di competenze. Queste possono essere messe in gioco a favore della comunità. Per cui ci piace proprio l'idea che questo sia un luogo anche di circolarità,
di bisogni e di risorse, e ripeto, non stanno tutte là, però non esiste un vuoto, un pieno. E potrei fare tanti esempi, ma non mi voglio dilungare da questo punto di vista. Per cui aderiamo, oggi stesso abbiamo un incontro con la KPMG e le persone che hanno seguito poi concretamente la l'assessore di diverse categorie tematiche della piattaforma e i referenti dei nostri enti, proprio per cominciare a essere anche operativi e avere gli strumenti per poterci attivare. Ecco. E per cui vi ringrazio e davvero credo sia estremamente significativo il lato che portavano Mauro e Martino rispetto all'adesione che c'è stata in città e che ci auguriamo appunto possa continuare a amplificarsi, ma soprattutto che possano essere creati dei processi davvero di vicinanza, di prossimità, che partono da una piattaforma, per cui da una realtà virtuale, ma che poi devono diventare occasioni di incontro, di vicinanza e di prossimità relazionale, di sostegno reciproco.